Un saluto da Gianluca Pota, io sono direttore di goldwebtv.it e ringrazio l'organizzazione Europe Direct di Caserta nella persona ovviamente del dottore Vincenzo Girfatti, ma io oggi qui per il terzo appuntamento con Frequenze d'Europa a cura proprio del centro EVIC di Caserta, la dottoressa Antonia Girfatti, che è referente della comunicazione e dell'informazione del centro Europe Direct di Caserta. Un saluto e ben trovata. Grazie Gianluca, salve a te, a GoldWeb TV per questa bellissima collaborazione che dura ormai da più di un anno, ci vede in collaborazione con i nostri eventi, con tutte le nostre attività di comunicazione e informazione, ovunque andiamo nella provincia voi ci raggiungete sempre ed è bellissima questa collaborazione soprattutto perché è molto seguita. Abbiamo scelto di fare queste pillole podcast di Frequenze d'Europa con voi, per cui siamo veramente in piacevole compagnia, diciamo, facciamo una chiacchierata. Sì, questa chiacchierata tra l'altro è diciamo diversa rispetto alle altre due pillole fatte in precedenza, perché qui ci occupiamo non solo di una Europa che vuole uscire da questa pandemia da un punto di vista economico e di opportunità per i giovani, ma oggi ci occupiamo della vaccinazione anti-Covid nell'Unione Europea. La vaccinazione anti-Covid-19, se ne sta parlando in tutto il mondo. I vaccini sono stati scoperti da più nazioni, arrivano, non arrivano. La campagna vaccinale nell'UE, nell'Unione Europea, è iniziata simbolicamente lo scorso 27 dicembre. E da lì poi è partita un po' in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. L'argomento di oggi è di grande attualità e interesse per quella che è stata l'azione a seguito appunto del manifestarsi della pandemia in Europa e nel mondo. Ricordiamo che la scorsa estate la presidente Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, ha tenuto in streaming, e noi l'abbiamo trasmesso su tutti i nostri social, su tutti i nostri canali di informazione, una diretta streaming con tutti i capi di Stato o di governo internazionale affinché si lavorasse ad un COVAX e quindi non si generasse quelle che sono poi delle come dire, speculazioni economiche, ma che ci fosse una intercollaborazione sulla ricerca e sulla poi l'implementazione vaccinale. Così è stato, con tutti quelli che sono dei punti di criticità. Almeno l'Unione Europea si è messa in attività per questa, per trovare una soluzione all'interno appunto di un sistema internazionale. La Commissione quindi ha chiesto alle autorità nazionali di conseguenza di prepararsi quanto prima per organizzare una distribuzione rapida e agevole dei vaccini conformemente ai piani nazionali di vaccinazione, e quindi ha pubblicato orientamenti sulla distribuzione del vaccino su vasta scala. Quindi questo significa che non stiamo soltanto parlando di questo argomento, ma io, tu e tutti i cittadini dell'Unione Europea e soprattutto anche i nostri utenti del centro Europe Direct Caserta, i nostri concittadini, possono tranquillamente essere costantemente aggiornati sulla situazione della campagna vaccinale, a partire dai contratti con le case farmaceutiche ad arrivare a quello che è l'UE che sta predisponendo l'incubatore ERA, che è un piano europeo di preparazione alla difesa biologica contro le varianti del Covid-19, e vedrà questo piano, questo incubatore ERA, vedrà riuniti i ricercatori, le aziende biotecnologiche, i produttori, le autorità di regolamentazione, le autorità pubbliche, per monitorare anche le varianti a cui stiamo assistendo in questo momento storico. Quindi tutto quello che riguarda la pandemia, le informazioni, i vaccini, la situazione in tempo reale, Europa ha creato praticamente un contenitore. Sì, i cittadini possono e devono, e noi preghiamo di informarsi su siti istituzionali ufficiali, perché anche su questo argomento molto delicato, molto importante, circolano fake news. Quindi tutti i cittadini che vogliono
informarsi, c'è un sito ufficiale dell'Unione Europea dedicato ai cittadini che vogliono appunto accedere a delle notizie. È molto ben strutturato, ci sono tante sezioni, c'è anche addirittura la capacità di fare delle domande e ricevere delle risposte. Infatti c'è una sezione a questions and answers, quindi i cittadini possono tranquillamente porre, se non si sentono magari risposti nelle sezioni in cui accedono, possono tranquillamente poi contattare direttamente chi potrà dare ulteriori informazioni. È evidente che qui stiamo parlando di istituzioni europee e quindi per quello che riguarda poi l'implementazione dei Paesi membri è ovviamente demandato ad ogni singolo Paese membro. Quindi per quanto riguarda l'Italia poi magari si potrà accedere a siti ufficiali del governo per avere ulteriori informazioni. Noi non stiamo qui a dire che cosa è giusto, cosa è sbagliato, che cosa c'è, che cosa non c'è. Ci sono i siti ufficiali che ci danno questi tipi di notizie e raccomandiamo a tutti i nostri utenti di accedere a queste notizie sui portali ufficiali, come detto prima. Quindi abbiamo un sito che è www.ecieuropa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response e quindi è di facile accesso, di grande fruibilità, è diviso, come abbiamo detto prima, per sezioni, quindi se io voglio ricevere delle informazioni, ad esempio, inerenti Pfizer, inerenti AstraZeneca e tutti gli altri tipi di vaccini che sono in essere in questo momento e quindi anche le relative contrattualistiche, che sono molto importanti, io posso accedere a questo tipo di informazione. Per sapere quali sono, ad esempio, i gruppi di ricerca europei che si occupano dell'evoluzione anche farmaceutica e lo studio applicato a questo virus e alle sue varianti, avrò un'altra sezione. Per quanto riguarda quelle che sono anche le profilassi, le cose da seguire e tutti i processi da seguire, posso trovarle anche in altre sezioni. Quindi è molto facile e anche molto snello e molto 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 fruibile e di accesso a tutti i cittadini dell'Unione Europea. Quindi lo troviamo nelle 24 lingue, lo troviamo ben spiegato anche nella nostra lingua in italiano e per cui questo significa avere dati aperti, no? Avere dati aperti su quello che è un'informazione molto importante per tutti i cittadini dell'UE e anche per chi a livello internazionale fosse interessato a recepire queste informazioni, ovviamente a conoscere che cosa sta accadendo nell'Unione Europea. E questo lo sottolineiamo soprattutto ai giornalisti, possono informarsi su questi che sono siti ufficiali in cui ci sono tutti i dati aperti e fruibili per tutti e quindi si può tranquillamente accedere a quella che è l'informazione completa sulla campagna vaccinale e tutto quello che riguarda corredo questo argomento. Ci avviamo verso la conclusione, come contattarvi e soprattutto come approcciarsi all'Europa attraverso voi. Ok, sono attivi e costantemente aggiornati il nostro sito web www.europedirectcaserta.eu o la pagina Facebook Europe Direct Caserta, abbiamo anche il contatto Twitter e di Caserta e a breve avremo anche un profilo Instagram, quindi sarete costantemente aggiornati anche su Instagram. Ma se avete delle domande, se volete prendere anche un appuntamento per essere maggiormente informati, avere del materiale informativo, potrete tranquillamente scriverci a info@europedirectcaserta.eu e quindi saremo felici di servirvi. Bene, direi che è tutto. Gianluca Pota, direttore di GoldWeb TV, vi saluta e vi ringrazia. Ringrazio naturalmente Europe Direct Caserta e la dottoressa Antonia Girfatti. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie a GoldWeb TV e il nostro lavoro continua, sì, seguiteci. E un arrivederci allora rinnovato a tutti voi.